Si tratta della sezione regionale di controllo, che è la medesima che 2 anni e mezzo fa aveva detto che il comune di Napoli era in dissesto e tant'è che ci aveva bocciato il piano di riequilibrio. Noi abbiamo fatto ricorso alla sezione autonomie, che ha completamente accolto il nostro ricorso, e meno male che non abbiamo mollato, riconoscendo correttezza, trasparenza, efficientamento del bilancio e superamento del momento di crisi. La verifica che oggi fa la sezione regionale è sul rendiconto del 2013, evidenziando ancora delle cose che si devono fare, e noi quelle cose nel frattempo in questi 3 anni le abbiamo fatte, quindi non c'è dissesto, non c'è disavanzo, anzi c'è correttezza, c'è trasparenza, c'è legalità, e anche lì chiaramente, stando ancora nel piano di riequilibrio, c'è bisogno di completare l'opera, ma noi stiamo veramente a buon punto. Tanto è vero che col bilancio di quest'anno contiamo di uscire con 10 anni di anticipo dal piano di riequilibrio. Quindi è un'altra cosa che vorrei sottolineare, che la sezione regionale di controllo, la medesima di 2 anni fa che ci aveva detto che eravamo in dissesto, oggi dice che il Comune di Napoli non è più in dissesto. Quindi questa per noi è una rivoluzione, se consideriamo che 2 anni fa gli stessi giudici avevano detto che il Comune di Napoli era morto, oggi dicono che è vivo, che ci sono delle cose da fare, e quelle cose da fare sono riferibili al rendiconto 2013. Ecco, questo è un po' l'equivoco, perché in questi 3 anni noi quelle cose le abbiamo fatte, quindi posso tranquillizzare tutti che abbiamo recuperato il debito, recuperato il disavanzo e messo a posto il bilancio. Non paghiamo più con 4 anni di distanza, ma a 90 giorni. È un comune trasparente ed efficiente, con tante cose ancora da fare.